Meglio, amici di Ciocomo, buona serata, ben ritrovati. Oggi una manifestazione molto importante, ve la faccio vedere subito la locandina, eccola qua, ce l'abbiamo qua davanti, che è la European Silver Cup di Touchball, che è questa manifestazione di Chucball, anzi, ecco, questa è la denominazione esatta, Chucball, uno sport del quale abbiamo già parlato e che si svolgerà in questo fine settimana proprio al palazzetto di Rovello Porro. Allora, Francesco Bonadio è uno degli organizzatori che è venuto qui oggi a presentarcela meglio, visto che sabato c'è stata la presentazione ufficiale. Allora, la presentiamo, la manifestazione. Intanto, buon pomeriggio, Francesco, e ovviamente anche un ben ritrovato. Ciao. Ciao a tutti, Ciao. sono Francesco Bonadio, con altri ragazzi stiamo organizzando questo evento Questo importante. mega evento, Esatto, perché per sì. Rovello, lo diciamo Francesco, Rovello Ciuccupo, esatto, sì. tutti gli amici che ti seguono anche dalla pagina Facebook, la Polisportiva Rovello, che è la tua società, no? Giusto? Esatto, Ecco, si sta prodigando e ci sono quindi 3 giorni di gare, come vediamo dalla locandina ufficiale, venerdì, quindi sabato e domenica, eccoli qui, quindi 3 giorni di gare. Palazzetto di Rovello e palestra di Cermenate. Perché due posti? Perché sono tante squadre, perché sono Francesco. tante squadre, sono 12 squadre, vengono un po' da tutta Europa, Svizzera, Austria, Francia, che è una della Spagna, Ah, beh, quindi è una ben manifestazione quindi numeroso, insomma. internazionale, esattamente. Esatto. E quindi bisogna giocare e da una parte e dall'altra. Esatto. Quindi si inizia venerdì, ci sono le qualificazioni, immagino, poi si va avanti sabato e domenica nel pomeriggio quando ci sono le finali. Ovviamente tra le protagoniste vediamo anche poi la tua maglietta orgogliosamente, no? Eccola. Eccola qui, la maglietta, e questa è la maglietta ufficiale, Sì, è il giusto? progetto ufficiale La dell'evento. maglietta L'ho fatto ufficiale. fare apposta Esatto, eccola qua, con Rovello su quel Porro. logo che abbiamo creato appositamente per l'evento. Beh, bello, bello, sicuramente bello, Ecco. sicuramente Francesco. Ecco, dicevo, però state lavorando tantissimo Eh voi sì. come comitato organizzatore, vero? Giusto? Esatto, sì, tra le locandine, i manifesti, l'organizzazione per i pranzi, le partite, tutto il materiale che bisogna avere, insomma, tutte queste cose qua. Insomma, tanta roba che state allestendo. Salutiamo anche Samuele che ci guarda in questo momento. Salutiamo gli amici anche di Rovello che immagino ti stanno guardando, ti stanno seguendo così con simpatia. Ripeto, c'è la diretta radio e c'è anche la diretta Facebook. Parliamo anche un po' di questa di questo sport, di questa disciplina. La volta scorsa ne avevo già parlato con il presidente che è venuto a trovarci qualche settimana fa. E allora, il Chuckball che cos'è? Francesco, è simile alla pallamano, abbiamo detto, però Però simile. simile, Ecco, simile. quindi che cos'è? Quindi detto un nuovo sport nato in Svizzera, niente, praticamente c'è un campo. Adesso tu parla, io faccio vedere bene, ecco, facciamo vedere bene Sì, così. così, praticamente quello è il pannello. Allora, vediamo un attimo, questo Questo qui è il qui. pannello. Ok, parla vicino al microfono perché Ah, sennò scusa. purtroppo per la radio non ti sento. Qui c'è il pannello, Esatto, questo è praticamente il c'è pannello, esatto. un'area di 3 metri da non oltrepassare, che qui si vede Ok, poco. sì. Vedete, il giocatore attaccante Ok. praticamente tira su questa, la palla sul pannello, la palla Ok. rimbalza e il giocatore, che è quasi in ginocchio qui, Sì, esatto. questo, deve cercare di prenderlo al volo, comunque di non farla cadere per terra, perché se no l'avversario fa punto. Ah, ok, perfetto. Quindi l'abilità sta in quella, Esatto. cercare di coglierla al volo dopo Al che. volo, comunque non farla cadere per terra. Ok. A quanto dura una partita di Chuckball? Dura 45 minuti, 3 tempi da 15 minuti, Quindi insomma. 3 tempi a 15 minuti. Sì. Eh Mi pare di capire però che tutto sommato è anche molto dispendioso come sport, o sì, sbaglio? perché più che altro per difendere vai avanti e indietro per il campo, comunque devi coprire praticamente tutto il campo, perché la palla è vero che può andare in prima linea, ma può andare anche dietro al Ecco, un'altra campo. curiosità, la palla che viene usata per il Chuckball è una palla simile a quella della pallamano Sì, come esatto, grandezza, più o abbastanza meno? piccolina, Ecco, insomma. se tutto Esatto, sommato non è esatto. un pallone grosso, No, quindi non è un pallone quello da grosso. volley per No, intenderci, un po' più piuttosto che da piccolino, un po' basket, più più piccolino, piccolo, ok, esattamente, perfetto. Quindi 3 tempi, 15 minuti l'uno, il punteggio come si calcola? Sì. Il punteggio praticamente si calcola, praticamente lui se tira su questo pannello, praticamente fa punto ed è un punto per la squadra che ha Ok, tirato.
Okay. In quanti si gioca? Diamo anche questa indicazione. Si gioca in 7, si gioca anche misti. Ah, ecco, sì, è vero. Questo l'avevamo parlato la volta scorsa. Ti saluta anche Fabrizio, che dice ciao Francesco. Ciao Fabrizio. Ciao. Un caro saluto anche a te e grazie per averci seguito e per continuare a seguirci in questa nostra diretta Facebook. Dicevo, si gioca in 7 squadre, esatto, anche miste, quindi sì, uomini e donne. Esatto, sì. A parte i nazionali maschile e femminile, però generalmente le squadre anche in questo evento qui saranno miste. Esatto. Almeno deve essere uno per sesso praticamente. Ok, perfetto. Quindi poi ecco, quanti è indifferente, cioè possono essere 3 uomini, sì, 5 donne, quello, sì, che... sì, esatto, vale tutto. Guardate che ci sia uno del sesso esatto, opposto, esattamente. Opposto. Perfetto. Allora, queste sono le regole importanti. E a organizzare questa manifestazione, ripetiamo, è ancora la polisportiva.rovello di Rovello 96, che mi dicevi, Francesco, avete già organizzato manifestazioni comunque a carattere internazionale? Sì, vero? Sì, sì, con un altro gruppo di persone, Castellazza Chukbol, che abbiamo organizzato l'Europeo quest'estate, che sono arrivati l'Europeo da tutta Europa, piccoli e comunque anche grandi. È stata una bella manifestazione, insomma, molta più gente. Uh-huh. Quante ne aspettate in questo intenso fine settimana, che lo ricordiamo ancora, caro Francesco, parte proprio, ecco, io faccio vedere la locandina ufficiale che ci hai portato, venerdì pomeriggio le prime partite fino alle 19, poi sabato 9:20, domenica 9:16 con finali appunto alle 15. Ecco, quanta gente vi aspettate? I giocatori, persone che vengono a vedere, comunque ci aspettiamo sulle 250-300 persone, insomma è un numero abbastanza, è un numero, sì, abbastanza, insomma, importante, esattamente. Esatto. Le speranze della Polisportiva Rovello, visto che abbiamo detto ci siete anche voi lì a giocare, sì, questa, esatto, sono speriamo le che sono... sgavisce, cioè, ecco, come vengono chiamati i... Rovello sgavisce, la squadra di casa che dovrebbe vincere questo cosa evento. Cosa significa sgavisce? Ce lo traduci? Sgavisce in italiano, dialetto comasco di Rovello, significa patata. Ah, lì è la terra un po' delle patate, è vero, sì, è vero, esatto, è vero. Rovello è la terra appunto delle patate, quindi da qui questa denominazione particolare, esatto, sì. Va bene, ti saluta anche Loretta, che fa gli complimenti. Ciao. Per questa manifestazione, certamente una manifestazione importante di sicuro, perché in effetti non è la cosa più semplice del mondo, no? Allestire una manifestazione così, 2 palestre, tanta gente. Sì, beh, ci vuole un'ottima organizzazione dietro, insomma. Esatto, gente che arriva anche dall'estero, sì, quindi non è la cosa più semplice del mondo. Dicevi che per voi allora l'obiettivo qual è? Quello di vincere. Io non sono un giocatore, però faccio il tifo per la squadra. Infatti l'altra volta è venuto Diego, lui era un giocatore. Esatto, oltre che presidente. Esatto, sì. Esatto, quindi ma tutto lui. Presidente e giocatore, ma quanti siete lì a Rovello a giocare a Chukbol? Che è una cosa un po' così, noi all'inizio non lo sapevamo neanche, ammetto che esisteva questa cosa, però giustamente ci siamo informati e vi abbiamo fatto venire con piacere per presentare questa manifestazione. Siamo lì a società di Rovello, siamo una cinquantina di persone, 50-60 persone, tra grandi e piccoli, tra i 14. Ci sono anche ragazzi giovani, quindi che sì, vicino, 14, anche, dai, anche 10, insomma, 10-9 anni, insomma. Ok, va bene, quindi io direi che l'invito è quello di venire, ecco, l'ingresso libero, gratuito. No, certo. L'ingresso è libero, gratuito. Oh. Quindi ecco, ingresso libero, e ve lo ricordo ancora, cari amici, Palasport di Rovello, in Largo dello Sport, appunto, a Rovello Porro, alla zona dell'impianto sportivo, sì, e poi la palestra Malacarne di Cermenate, dove appunto si svolgeranno anche le altre partite, perché poi effettivamente, ecco, quante squadre sono? L'abbiamo detto forse? 12 squadre dell'evento, sì. 12 squadre divise in 2 gironi? Sì, esatto. 2 gironi da 6, quindi ovviamente, e poi appunto ci saranno poi le finali proprio nella giornata di domenica, con speranze importanti, come hai detto tu, per il vostro sgavisce, appunto, questa polisportiva a Rovello 96, Rovello Chukbol, ecco, anche perché siete polisportiva, avete anche altri sport, vero? Non siete solo, sì, siete, esatto, solamente, sì, sì, questo Chukbol, esatto. Ma ecco, se ne parla poco di questa, ecco, e questo è vero, vero. Quando parli di Chukbol, la gente cosa dice? Sorride? Sorride, poi in giro, insomma, esatto. Puoi immaginare cosa dicono, insomma. Sì, perché no, non è una cosa molto molto conosciuta, no, assolutamente, no, no, a livello anche, eppure mi diceva il presidente, c'è comunque un campionato
campionato, vero? Sì. Un campionato italiano? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Quindi con squadre che arrivano da dove? Tutta Italia? Ferrara, comunque anche l'Endinar, che va in vicino, la Toscana. Ok, perfetto. Insomma, qui la Lombardia è un gruppo più numeroso, insomma. Ok, quindi ci sono più squadre, diciamo, in Lombardia, no? Rispetto sì, 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 al resto sì, dell'Italia. Va bene, queste sono le notizie principali, appunto, che riguardano appunto la manifestazione. Ve lo ricordo ancora, quindi manifestazione che è in programma nel fine settimana. Si parte già venerdì, eccola qua, Chukball European Silver Cup 2019. 12 squadre, allora, che oggi abbiamo cercato di presentare appunto assieme all'amico Francesco, che è venuto a trovarci direttamente appunto da Rovello, la patria di questo Chukball in provincia di Como. L'abbiamo già detto, ci siete solo voi, vero? Che sì, esatto, esatto, cioè, esatto, siete gli unici. Anche perché siamo al confine, però siamo vicini adesso. Siete vicini a Saronno, però esatto, tutto sommato Rovello è ancora in provincia provincia di Como. Senti Francesco, prima di chiudere, allora io ti dico, magari ti inviterei a fare un invito a chi ti sta guardando, a quelli che magari sono incuriositi da questa manifestazione, di farli venire a vederli, giusto? Certo. Di fare la nostra squadra ormai non scavisce, che ci sarà da divertirsi, insomma. Esatto. Fare il tifo. Esattamente. Allora, venerdì, sabato e domenica, 3 giorni, dunque, con il Chukball protagonista. Promesso, ne parleremo ancora, magari torniamo ancora a parlarne di questa disciplina e della vostra simpaticissima società. Io vi faccio rivedere, eccola qui, ancora la maglietta con la quale orgogliosamente Francesco oggi è venuto qui per presentare, comunque una manifestazione a livello internazionale, sì, visto che non è facile portare qui squadre che arrivano dall'estero, anche la logistica al suo perché, al suo valore importante, e voi ce l'avete fatta. Bravi agli amici della polisportiva Rovello 96, che appunto organizzano questa European Silver Cup a Rovello e a Cermenate. Abbiamo detto davvero tutto, anche con qualche minuto di anticipo, però noi ci fermiamo qui con l'appuntamento di oggi dedicato a Sport Magazine e dedicato appunto a questa manifestazione. Francesco, grazie di essere venuto, davvero. Un grosso in bocca al lupo, ovviamente, grazie per l'organizzazione, per questo intenso fine settimana.